Finalmente torna il MIMO, una manifestazione che abbiamo voluto fin dall'inizio, che nel 2024 non ha potuto avere luogo per via dei lavori dell'autodromo, che siamo però stati molto contenti di fare, che hanno avuto un grande successo. Lo stesso successo che siamo certi nel 2025 MIMO avrà, attirerà nuovamente tantissime persone a Milano e Monza, farà parlare del motori, di quello che sta accadendo all'industria automotive in un momento molto particolare che va sostenuto, e poi attirerà turismo a Milano, attenzione su Milano, e questo non può che farci piacere. Presidente, che cosa rappresenta il MIMO per l'ACI Milano? MIMO per l'ACI Milano rappresenta un momento di confronto, di incontro, un momento in cui l'automotive parla di sé e fa parlare di sé. In questo momento molto particolare, dove l'industria, tutta la filiera, vuol dire milioni di posti di lavoro dell'automotive, è un po' in crisi, è in difficoltà, serve sostenerla. L'Automobile Club di Milano da oltre un secolo sostiene il motorsport e l'automobilismo, e con questa manifestazione lo confermiamo. Inaugurazione dinamica, ecco, crediamo tantissimo in tutto quello che comunque un evento dinamico e non statico. Inaugurazione dinamica partirà da Milano, dove avremo un focus dedicato alle famiglie, alla sostenibilità e alla sicurezza, che sarà proprio davanti alla stazione centrale di Milano. Ecco, questa è una grande novità, quindi Piazza Duca d'Aosta, ci saranno poi altre zone di Milano che sveleremo a breve, altre installazioni. E poi un autodromo di Monza che aveva per 3 giorni la possibilità, prima cosa, di fare i test drive. Però annunciamo già la gara delle Formula Indy Autonomous Challenge, quindi un po' il massimo della tecnologia moderna, con vetture a guida autonoma programmate a livello software dalle migliori università mondiali. Perché questo è un evento che viene veramente costruito gomito a gomito per la città di Milano, anche nella scelta appunto delle location. Duca d'Aosta è una piazza su cui il Comune di Milano sta investendo molto, perché è una piazza di enorme valore, troppo poco sfruttata, e quindi il lavoro è proprio quello di portare grandi eventi come il MIMO in questa location. Ma d'altra parte il MIMO fa tanto bene alla città di Milano per il numero di turisti che tutti gli anni arrivano nella nostra città in occasione di questa esposizione a cielo aperto e accessibile, e in termini proprio di valore della città.